Si chiama Brain Control ed è un dispositivo che consente a chi è affetto da patologie come la sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi multipla e distrofie muscolari di varia natura di superare le disabilità motorie e di comunicazione. Lo strumento, che consiste in uno speciale tablet e una particolare cuffia, è stato donato al reparto di neurologia dell'ospedale San Jacopo di Pistoia dal Rotary Club di Pistoia in Montecatini. Si tratta di un macchinario particolarmente innovativo e complesso che si chiama Brain Control, che viene donato nell'ambito di un progetto che è iniziato nel 2013, quando l'allora nostro presidente Guglielmo Bonacchi si ammalò di SLA e iniziò quindi questa idea di creare un centro, un'area, un punto di riferimento per tutti i malati e le famiglie, che chiaramente sono molto coinvolte. Ci avvaliamo di un'intelligenza artificiale praticamente che sostituisce l'attività motoria del paziente. Il paziente non può più muovere, quindi non può mandare i suoi comandi elettrici al braccio per muovere, però può mandare i suoi impulsi elettrici a un wireless, a un tablet che per lui farà l'esecuzione del comando. Quindi è una cosa che è, diciamo, un aiuto importante che si va ad aggiungere a tutti gli altri ausili che il paziente con SLA può trovare in un reparto di neurologia come il nostro.